per onorare la mia squadra e un grandissimo campione quale Fabian Cancellara. E sei dovuto venire in posizione, anche se è un modo per arrivare a fare un parallelo con il ciclismo. Ha ragione, anche se ci sono tanti appassionati di ciclismo anche nel mondo del calcio, quindi... Ma anche quest'anno... Abbiamo visto il velocista della Gendoser a Pollonio, adesso siamo proprio alle spalle invece di un altro corridore, Pichon, il corridore che ha avuto il triste primato di fare la prima caduta a questo Giro d'Italia, che sta cercando di rientrare in discesa sul gruppo. È cambiato notevolmente con quel clima da quando abbiamo passato il confine tra l'Alto Adige e il Veneto. Voi la linea. Grazie Andrea, sotto i 3 minuti, adesso 2.57, questo è il ritardo del gruppo Magliarosa nei confronti dei 4 battistrada che sono ancora nel tratto in discesa, stanno arrivando a Cortina d'Ampezzo, la perla delle Dolomiti, e rimangono sempre tutti e 4 insieme, Adam Hansen, Jairo Ermeti, Pavel Brute e Jaroslav Popovic. Adesso però sono diminuite ulteriormente le possibilità per questi 4 di arrivare fino al traguardo. Avevano avuto un vantaggio massimo, ve lo ricordo, di 8 minuti e 20 secondi. E davanti al gruppo Paolo Longoborghini. 2 minuti e 54 secondi, naturalmente anche Mark Cavendish lì davanti per una nuova volata a Cortina. Ormai siamo quasi in fondo alla discesa, qualche goccia di pioggia anche sull'occhio della nostra telecamera, e invece guardando fuori dalla nostra postazione si vede che qua ha ripreso un po' a nevicare, però non con un'intensità fortissima, il cielo rimane bello chiuso, le nuvole sempre molto basse. Professore, la situazione, la perturbazione, a che punto è? Sì, stiamo seguendo come ogni giorno il nowcasting, cercando di formulare una previsione veloce dal radar meteorologico di Monte Macaion dell'ARPA Trentino. Bene, nel senso che siamo in un'area di bassissime precipitazioni e siamo circondati invece verso sud, sud-ovest da un'area verso la zona di Trento, ad esempio, sta piovendo, nevicando sulle cime più alte. Quindi abbiamo una finestra, un'apertura positiva alla favorevole conclusione di questo eccezionale evento. Bene, bene professore, bisogna tenerla aperta questa finestra, perché insomma troppe volte si è chiusa. Ci ha sbattuto in faccia questa finestra del meteo in questo Giro d'Italia. Siamo quasi in fondo alla discesa e prima che cominci la salita verso il passo Tre Croci, Davide, ne approfittiamo anche per dare una bella notizia che non arriva dal Giro d'Italia ma riguarda comunque un corridore italiano, Adriano Malori. Bayern Rundfahrt, corsa a tappe che si sta svolgendo in Germania, tappa e maglia per Adriano Malori. Quindi è riuscito a vincere la sua seconda cronometro in questa stagione dopo aver conquistato la crono nella settimana Coppe Bartali, questa nuova vittoria in Germania. Complimenti Adriano Malori. Complimenti davvero, anche perché questo rappresenta la conferma della crescita, della maturazione di questo ragazzo. Anche perché era già riuscito a fare recentemente anche un altro ottimo piazzamento, secondo alla crono del Giro di Romandia, battuto da Tony Martin. Tra l'altro in quella cronometro terzo è arrivato Chris Froome. Adesso anche Adam Hansen, che aveva fatto vedere prima di non temere assolutamente il freddo, qualcosa addosso si è messo se non altro per affrontare questa discesa. Ora sono anche tutti con i guanti perché appunto sarebbe pericolosissimo prendere il freddo alle mani se ti entrasse adesso il freddo addosso alle mani, perché te lo porti fino al traguardo. Se ti viene freddo alle mani non riesci neanche ad arrivare al traguardo, comunque è una fatica disumana. Quindi l'unica attenzione quando non ci sono discese, quando ci sono salite come quelle di oggi, è quella di proteggere almeno le mani. C'è già stata una discreta selezione in questo tratto in salita e ancora prima in questo tratto in discesa e ancora prima nella salita verso lo scollinamento di Cime Banche.
anche perché ora davanti sono rimasti i Cannondale, soprattutto i Columbia, ci sono gli Euskaltel, i DMC, dunque le formazioni degli uomini di classifica, in mezzo a loro gli Omega Pharma Quickstep per Mark Cavendish, che cerca altri punti in questa volata che si sta per disputare al traguardo volante di Cortina. Però sono già molti i corridori che, non dico stiano organizzando il gruppetto, ma quasi. Sì, perché tanto non c'è niente da fare, oggi è tappa per scalatori. Non c'è problema di tempo massimo perché è tappa di 200 km, quindi di minuti ce ne sono tanti. E allora soprattutto quelli che dovranno cercare di fare la tappa domani cercano di risparmiare oggi nel limite del possibile. Siamo intorno ai 2 minuti e 45 per quanto riguarda il vantaggio dei quattro battistrada sul gruppo. Stanno arrivando a Cortina Adam Hansen, Jairo Hermeti, Pavel Brut, Jaroslav Popovic. Questi sono i nomi dei quattro uomini all'attacco, in pratica fin da stamani, la partenza da Silandro alle 11:30, tappa che è stata profondamente modificata nel proprio tracciato, senza Costalunga, San Pellegrino e Giau, allungata però nel chilometraggio da 203 come era originariamente agli attuali 210 chilometri. Abbiamo visto nelle prime posizioni del gruppo anche Elia Viviani. Non è la sua questa tappa, lui cercherà di conquistare il traguardo di domani. Elia Viviani che in questo giro è arrivato due volte secondo ed una volta quinto. E siamo quasi a Cortina con i fuggitivi, siamo alle porte. Si va dunque verso il traguardo volante. Ancora non proprio, ma presto ci rientreremo sulle strade del primo disegno di questa tappa, no? Sì, proprio al traguardo volante, dove praticamente comincerà la salita verso il passo Tre Croci. Dovevano arrivare a Cortina da Pocolle in discesa, secondo il primo tracciato di questa tappa, ora invece ci stanno arrivando dalla parte della Valla Pusteria, dunque da Dobbiaco. Fellini intanto rientra. E purtroppo non sta nevicando ora sulla corsa, ma sta piovendo. Andiamo da Andrea De Luca. Sì, una foratura alla ruota posteriore per Betancourt, allora si è fermato subito Belletti e altri due suoi compagni di squadra stanno attendendo Betancourt, che ricordiamo oggi si gioca la maglia bianca di miglior giovane. Anche Bonafond e Gastauer hanno immediatamente rallentato e stanno aspettando quello che è il capitano oggi della G2R la mondiale. A voi la linea, vi terrò informati quando rientrerà in gruppo. Perfetto, grazie Andrea, perché è sicuramente uno degli uomini da tenere sotto osservazione quest'oggi, Carlos Betancourt. Possiamo dire che questa foratura è arrivata proprio in extremis per il colombiano, perché ancora c'è il tempo di recuperare, perché siamo ancora in discesa, poi prima c'è comunque il passo Tre Croci e l'inizio è abbastanza agevole di questa salita, però insomma si entra nel vivo della tappa e non comincia la vera tappa nel migliore dei modi per Carlos Betancourt. In vista del traguardo volante c'è adesso lo scatto di Jaroslav Popovic, che ha guadagnato una trentina di metri nei confronti degli altri attaccanti, degli altri uomini che erano con lui in fuga, e alle sue spalle c'è Brut. Due minuti e mezzo il vantaggio dei battistrada, della battistrada adesso nei confronti del gruppo della maglia rosa. Ora al traguardo volante di Cortina faremo partire anche il cronometro con una postazione fissa, è chiaramente un rilevamento cronometrico più attendibile rispetto a quello che possiamo avere live, che seguiamo costantemente, ma è con il GPS piazzato sulle moto, quella davanti alla fuga e quella davanti al gruppo, dunque ci può essere un po' un divario di qualche secondo. Qua invece la postazione fissa ci garantisce un cronometraggio preciso. L'anno scorso qui sede di tappa, il traguardo dopo il Giau, la vittoria di Joachim Rodriguez. Arrivarono una decina insieme. Nella tappa dei crampi per Scarponi. Sì, sul Giau. Andiamo da Andrea De Luca, notizia di Betancourt, Andrea. Ma mi volto, insieme a me lo fa anche Dupont, altro corridore della G2R la mondiale, fermato dalla sua ammiraglia, e non lo vedo ancora, quindi ha ancora un 300 metri di ritardo lì a tutti, Carlos Alberto Betancourt. Però sicuramente è ben aiutato e poi lo agevola il fatto che sono tutte le ammiraglie, il tratto in discesa, anche se adesso l'asfalto qui è decisamente bagnato. A voi la linea.
Ed ecco l'altro quarto volante, Popovic davanti a Belkov, scusate, a Brut, e poi Adam Hansen in quarta posizione. Jairo Hermeti, che dopo questa tirata di Jaroslav Popovic ha perso una decina di metri anche rispetto agli altri due. E adesso comincia la salita. E siamo a Cortina, ecco la Cortina d'Ampezzo in questa meravigliosa conca, quella che giustamente è soprannominata da sempre la perla delle Dolomiti. Circondata da uno scenario meraviglioso, dal 2009 patrimonio mondiale dell'UNESCO, appunto le Dolomiti. Sede di tappa l'anno scorso, qua sono state ospitate anche le Olimpiadi invernali nel 1960. No, del 56, sì, sì, 56 però. 60 poi Roma. Sempre la Canon del, intanto Trentin sta portando davanti Mark Cavendish. Vedremo se Andriato farà volata anche in questo, su questo traguardo volante. Non mi sembra di vederlo là davanti, no. Ora il brasiliano della Vini Fantini. Tra l'altro non sta neanche sfruttando, usando i suoi compagni di squadra, Mark Cavendish, perché è lì da solo. C'è solo Mauro Trentin. Però insomma, vista anche le condizioni dell'asfalto e visto sì che è un traguardo volante al quale Mark Cavendish tiene, però insomma ci sono in palio due punti, insomma è bene anche non correre rischi eccessivi, perché comunque c'è anche questo cambio di fondo stradale dall'asfalto al pavé, strada bagnata, dunque insomma magari può fare anche da solo Mark Cavendish, che adesso si volta per controllare che non spunti un Andriato della situazione per rubargli questi due punti. A controllare Matteo Trentin, non si impegnano gli uomini della Cannondale, e quindi per Cavendish altri due punti. E dunque 4 se li porta a casa anche oggi, il proprio vantaggio sale dunque a questo punto a 8 punti nei confronti di Cadel Evans. Domani sulla carta potrà sfruttare il vantaggio di una tappa riservata ai velocisti Mark Cavendish, bisognerà vedere cosa riuscirà a fare quest'oggi Cadel Evans. A questo punto si fa da parte Mark Cavendish in attesa della possibilissima, anzi della scontata volata di domani. Tocca ora a Cadel Evans per la classifica generale e per la classifica a punti. Questo è il gruppetto con Carlos Betancourt, lo vedete in quarta posizione con tre compagni di squadra della AC Désert, ma ancora non è rientrato, ancora non è rientrato Carlos Betancourt. Ha perso contatto invece davanti dalla testa della corsa Jairo Hermeti. Andiamo da Andrea De Luca. E sta passando proprio adesso sotto l'arco del traguardo volante Carlos Alberto Betancourt. Mi alzo in piedi e vedo la coda del gruppo in fondo alla via, quindi saranno 300-400 metri, quantificabile così il ritardo di Carlos Alberto Betancourt, che è in forte rimonta comunque. A voi la linea. E lo stiamo sempre seguendo con la nostra moto di ripresa, Carlos Alberto Betancourt. Adesso era anche nella scia delle ammiraglie. Km alla conclusione, la testa della corsa con Brut e Adam Hansen, perché era stato ripreso Popovic, che poi dopo lo scatto del russo non ha tenuto il ritmo e dunque adesso ha perso contatto. Si va verso la salita del passo Tre Croci, quella che anticipa la gran finale alle Tre Cime di Lavaredo, e allora noi possiamo partire con la ultima parte della nostra diretta, il momento di giro all'arrivo. Sigla. Solitario, ma Popovic ha un suo fascino per le telecamere da sempre, dai. Sì, però ti trae un po' in inganno, insomma. Stavo facendo il cappello di quando lui spadroneggiava e andava fortissimo da dilettante. Attenzione, perché qua cominciamo a vedere nomi interessanti. Cominciano i pezzi grossi, vedi, c'è già selezione, Salvo. Siamo all'inizio del passo Tre Croci. Cannon per Damiano Salerno con Cadel Evans e Damiano Caruso in terza posizione con Vincenzo Liboli, cioè si è già spapolato il gruppo.
Mi sembra che stiamo andando verso il veglione del tritello finale. Ora ce la gustiamo questo finale. Tante ipotesi, ma poi le gambe. E qui, secondo me, Maika dovrebbe approfittare, forse non lo sa, o forse non. Numero 20 del Giro d'Italia, l'ultima salita, la più attesa e per certi versi anche la più temuta, l'ultima occasione per tutti quelli che vogliono provare in qualche modo a contrastare la marcia della maglia rosa di Vincenzo Nibali. Anche oggi una giornata che nella finale potrebbe essere condizionata, sicuramente caratterizzata dal maltempo, perché adesso sta piovendo sulla corsa. Fino a poche ore fa, fino a un paio di ore fa, pioveva con una fortissima intensità sul traguardo delle Tre Cime. Ci sono due uomini al comando, anzi adesso è rimasto un uomo da solo, si tratta di Pavel Brut, faceva parte della fuga partita stamani. Questo è il gruppo della maglia rosa, inseguitori che hanno un ritardo di un paio di minuti, e adesso si muove dal gruppo anche Damiano Caruso. L'abbiamo visto con la maglia verde della Cannondale, hanno fatto un gran lavoro nell'ultimo tratto della discesa giù dal passo di Cima Banche, i suoi compagni di squadra, e dunque adesso si muove Caruso, ma davanti c'è sempre Pavel Brut. Sono 8 chilometri quelli che dividono Cortina dal Gran Premio della Montagna. Attenzione, perché Betancourt ha un ritardo nei confronti della testa del gruppo maglia rosa di 50 secondi. Dunque ancora non è rientrato il colombiano della Gdeser, secondo i bookmakers favorito numero uno stamani alla partenza da Silandro di questa tappa, afforato in discesa prima di arrivare a Cortina. C'è lo scatto anche di Venin in testa al gruppo, ma noi andiamo da Andrea De Luca in corsa. Sì, perché il problema di Betancourt è lui in effetti è nel gruppo, ma il gruppo praticamente si è allungato tantissimo, perché appena iniziata la salita molti corridori, i velocisti, tutti hanno iniziato la salita con un ritmo diverso, e allora Betancourt adesso ha appena lasciato il gruppo dei velocisti e sta coprendo adesso un tratto di strada vuoto, ha raggiunto un altro gruppo, pedala molto bene il colombiano e adesso davanti a sé vede a 50 metri, non di più, il gruppo dei migliori. A voi la linea. Sfortunatissimo davvero Carlos Betancourt, per tre volte secondo in questo Giro d'Italia, e oggi alla ricerca di quella vittoria che insegue in pratica fin dall'inizio, e nel proprio obiettivo c'è anche la maglia bianca che attualmente è indossata da Rafał Majka e il polacco della Saxo Tinkoff, la maglia bianca riservata ai giovani. Il ritardo di Betancourt è di appena due secondi da Majka. Hanno preso fortissimo questa salita, sono già 20-25 i corridori che compongono il gruppo di testa. Siamo sulla salita che porta verso il Gran Premio della Montagna di Passo Tre Croci, è una GPM di seconda categoria, lo scollinamento a quota 1805, è una salita pedalabile, sì, di 8 km, anzi per la precisione di 7 km a 900 metri, Passo Tre Croci. Pendenze che vanno dal 6 al 10%, punte al 12, tanto eccolo qua un colombiano a Tapuma. Nelle ultime posizioni del gruppo, così come in fondo al gruppetto dei migliori, è rimasto anche Franco Pellizzotti. Diversi uomini Sky per cercare di scortare Rigoberto Urán, che è il terzo della classifica generale. Ci sono anche tanti uomini Astana, tutti intorno al loro leader, al padrone di questo Giro d'Italia, Nibali. Lo vedete con la maglia rosa là in prime posizioni. Andiamo da Andrea De Luca, altri uomini in crisi, Andrea. Sì, in difficoltà Mauro Sant'Ambrogio, proprio in questo momento gli è sfilato a doppia velocità di fianco Betancourt. Sorpreso da questo inizio bomba da parte dei corridori della salita, anche Pirazzi, che voleva fare la corsa oggi, adesso prova a prendere la scia di Betancourt per ritornare sul gruppo che vedo di una quarantina, cinquantina di unità maglia rosa. Ecco, Betancourt ha un ritardo di 100 metri adesso dal gruppo maglia rosa, li vede perché qua la vallata in questo momento si è aperta. A voi la linea. Da Venning, che è il primo dei contrattaccanti, adesso a Pavel Brut, che è da solo, che è al comando della corsa, faceva parte del gruppetto partito al chilometro numero 30 insieme ad Adam Hansen, Jairo Hermeti e Jaroslav Popovic. E adesso è rimasto da solo al comando. Bella questa azione di Peter Venning, certo che è partito molto presto, perché da qua al traguardo è lunga. Non fatevi ingannare dal chilometraggio che
che scorre in alto a sinistra, 18 km e mezzo in tappe come quella di oggi, quasi sono un'ora. Un'infinità. Quasi un'ora ancora di corsa. Willing che è riuscito a vincere una tappa al Giro nel 2011 ad Orvieto, dove conquistò anche la maglia rosa, sempre l'Euskaltel davanti. Per riscaldarsi le mani avete visto quasi un applauso di Fabio Aru, e qui stiamo seguendo ora il tentativo di rimonta, anzi la rimonta di Carlos Betancourt, che è ancora nella scia delle ammiraglie, e qua abbiamo detto sempre dei colombiani. Avete visto Marentes del Team Colombia, è un connazionale ma certo non un compagno di squadra di Carlos Betancourt, una bella spinta gliel'ha data. Andiamo ad Andrea De Luca. Allora, Pirazzi vi avevo raccontato che aveva preso la scia di Betancourt, beh, ha lasciato lì Betancourt a una ventina di metri di vantaggio sul colombiano, e ormai ha raggiunto il gruppo maglia rosa perché gli manca da superare solo la macchina giuria. Questo per Pirazzi. Betancourt probabilmente sta pagando un po', sta rifiatando il grande sforzo fatto inizialmente, e adesso ha recuperato sempre qualcosa, ma sempre un 50-70 metri di ritardo dal gruppo maglia rosa. A voi la linea. Questo è uno sforzo che potrebbe pagare, perché è stato costretto ad andare a tutta in questi primi chilometri, anche perché, come avete visto, la velocità è stata subito sostenutissima. Agnoli, Tiralongo, Aru sono gli uomini della Stana che per il momento stanno scortando Vincenzo Nibali, che sembra quasi volersi tenere di scorta proprio per il finale Tanel Kangert, perché per il momento l'Estone non sta lavorando, altro compagno di squadra di Nibali. Kanger, che in classifica è 14esimo e ha dimostrato di essere il più forte quando le salite sono lunghe ed impegnative. Le varie situazioni, le varie fasi della corsa le abbiamo viste nello schermo diviso in 4, a cominciare da Pavel Brut, che è il leader di questa tappa, un uomo abituato che tante volte si è fatto apprezzare proprio per i suoi attacchi da lontano, per le sue fughe da lontano. Adesso è da solo alla comando, mentre Betancourt sta per concludere la propria rimonta, perché adesso ormai possiamo dire che ha ripreso il gruppo dei migliori. Dunque bella questa azione di Carlos Betancourt, bisognerà vedere se lascerà dei segni nel finale. Intanto Stefano Pirazzi prova a scattare ora in testa al gruppo dei migliori. La maglia azzurra è già sua, nella classifica dei Gran Premi della Montagna ormai nessuno può più riprenderlo, però insomma la vuole onorare questa maglia azzurra andando a conquistare dei punti anche in questa tappa, magari al passo delle Tre Croci. E si muove anche Atapuma con Pirazzi sullo scatto di Pirazzi. Darwin Atapuma, vincitore lo scorso anno della tappa del Pordoi al Giro del Trentino, nono di 9 fratelli, vive a 3100 metri al confine con l'Ecuador. Sempre un paio di metri, però è rientrato Carlos Betancourt. Intanto 1.45 è il ritardo di Wening, che è il primo contrattaccante, 2.07 per il gruppo che vediamo inquadrato, chiusa ora da Betancourt, che ha appena parlato con l'ammiraglia della sua squadra e adesso alza il braccio per segnalare anche alla giuria che ha bisogno della propria ammiraglia. Tratto leggermente più facile, pedalabile con Darwin Atapuma e anche Stefano Pirazzi. Hanno guadagnato un centinaio di metri. Si sono fatti da parte, possiamo dire, al passaggio da Cortina, tutti gli uomini che non sono interessati alla classifica generale. Sono rimasti là davanti i capitani con i loro gregari migliori, con gli uomini da salita delle varie squadre, anche perché questo è il finale più bello del Giro, l'ultima salita, l'ultima occasione per provare, almeno provare, ad attaccare la maglia rosa di Nibali. C'è anche in lizza la maglia bianca, 2 secondi tra Maika e Betancourt, e c'è in lizza anche il podio tra Cadel Evans, Rigoberto Urán e Michele Scarponi. Tanto sempre 1 minuto e 45 secondi per Pavel Brut, nato a San Pietroburgo. Sembra solidissima, anzi è solidissima, la leadership di Vincenzo Nibali, che ha 4 minuti e 2 secondi di vantaggio sul secondo, vale a dire Cadel Evans, che a sua volta ha 10 secondi di margine su Rigoberto Urán. Questi sono i primi tre, ma attenzione, perché nella lotta per il podio potrebbe inserirsi anche Michele Scarponi. 1.02 il suo ritardo da Urán, 1.12 da Evans. Wening intanto è andato a riprendere Jairo Hermeti, che faceva parte della fuga iniziale. Peter Wening
olandese, corre per una squadra australiana, la Orica Green Edge, tante volte quest'anno all'attacco senza grande fortuna, lo ricordiamo per esempio nella tappa di Treviso. Anche sulla Galibier aveva tentato un allungo, o meglio una fuga, poi quella tappa è stata vinta da Giovanni Visconti. Pedala bene, sempre sui pedali, davvero scalatore, Darwin Atapuma. Andiamo dal De Luca in corsa dunque, a te Andrea. Beh, mi sembra, aiutatemi, mi sembra che abbiano ripreso Pirazzi adesso, il gruppo Maglia Rosa, sì. Oh no, vedo la Atapuma solitario, sì, allora era proprio Pirazzi, ripreso dal gruppo. L'andatura è fatta da un chilometro circa dagli uomini dell'Euskaltel, da un compagno di squadra di Samuel Sanchez. Samuel Sanchez che si tiene per adesso nella pancia del gruppo. A voi la linea. Hai visto bene Andrea, è stato ripreso Stefano Pirazzi, dunque adesso all'inseguimento di Wening, che è il primo contrattaccante, il primo inseguitore di Pavel Brut, c'è da solo Darwin Atapuma. E il Puma. Un minuto e 12 secondi, ecco intanto il fuggitivo, ma come vedete il suo passo... Altra azione, ora. Sì, la fatica si fa sentire. E questa impressione viene confermata anche dal cronometro, dalla grafica, meglio, in alto a sinistra, perché sta perdendo Pavel Brut da Peter Wening, che adesso ha soltanto 1 e 12 di ritardo. Anche Atapuma sta andando a riprendere Jairo Hermeti e poi appena più avanti c'è Jaroslav Popovic. Hermeti e Popovic facevano parte della fuga iniziale con Hansen e con Pavel Brut. Il Gran Premio della Montagna sarà a 13 km circa dal traguardo. E infatti adesso anche il gruppo tra poco transiterà al cartello dove è appena passato Atapuma, quello che indica 3 km alla conclusione della salita, 3 km alla GPL. Sempre Verdugo in prima posizione. Con Agnoli, uno dei luogotenenti della Astana, uno dei luogotenenti di Vincenzo Nibali, che abbiamo visto là in seconda posizione. In fondo, lo vedete, è il penultimo con la maglia chiara, agli scacchi della Agile Desert, Carlos Betancourt. Deve recuperare, perché ha fatto uno sforzo immane per recuperare quei 50 secondi che aveva all'imbocco della salita. Andrea De Luca. Sì, Betancourt si è portato in fondo al gruppo perché ancora una volta ha chiesto l'ausilio all'ammiraglia. Tra un po' credo che la vedrete spuntare proprio dietro la macchina della giuria, quindi ha bisogno di assistenza Carlos Alberto Betancourt. E intanto proprio in questo momento Rabottini, anche lui sta aspettando la sua ammiraglia, sta perdendo dei metri, è l'unico corridore della Vini Fantini che era rimasto nel gruppo di testa, adesso vede che l'ammiraglia non arriva, anzi no, perché mi volto e vedo Sant'Ambrogio, quindi Sant'Ambrogio ha recuperato e Rabottini stava aspettando non l'ammiraglia ma Sant'Ambrogio, che è a 20 metri dal gruppo Maglia Rosa adesso. A voi la linea. Un po' di birra. Non la prende Pavel Brut, vedremo se la prenderà qualcun altro dei corridori. Intanto Wening è andato a riprendere Adam Hansen. Dunque adesso la situazione è sempre più chiara e delineata, c'è un uomo da solo al comando, è Pavel Brut, al suo inseguimento con circa un minuto di ritardo questa coppia formata da Wening e da Adam Hansen, perché l'australiano della Lotto rimane con Wening. Torniamo da De Luca. Sì, perché ha cambiato, vai veloce, ha cambiato la bicicletta Carlos Alberto Betancourt e adesso ha ripreso la bici, ha perso ancora una cinquantina di metri, quindi nuova rimonta gli tocca per lui, mentre Rabottini sta cercando di riportare dentro, stai sulla destra, scusa Massimo, se no ci squalificano, cerca di riportare dentro Rabottini con Sant'Ambrogio che ci sfilano proprio in questo momento. Voi la linea. E davanti mi sembra di vedere uomini della Saxo, la squadra di Maika, proprio per cercare di far fare più fatica a Betancourt. Sono stati evidentemente avvertiti gli uomini della Saxo Tinkov dei problemi che aveva avuto nella discesa verso Cortina Carlos Betancourt e dello sforzo che ha dovuto fare per rientrare, di quest'altra nuova pausa obbligata per cambiare bicicletta. Eccoli infatti i Saxo Tinkov con Rafał Majka, che è in seconda posizione, vogliono provare a mettere definitivamente in ginocchio Carlos Betancourt. Non dimentichiamo che questo potrebbe essere uno dei testa a testa più belli proprio per la maglia bianca, quella che adesso è sulle spalle di Rafał Majka, che però ha soltanto 2 secondi
due secondi appena di vantaggio su Betancourt. Ed ecco Betancourt, eccolo qua Betancourt. Torniamo da De Luca. Sì, perché Betancourt è riuscito a riprendere la coda del gruppo proprio in questo momento, mentre invece la Bottini si è dovuto fermare ancora per aspettare Sant'Ambrogio, che sembrava potesse rientrare, invece ha avuto ancora un momento di grande affaticamento, adesso cerca di resistere ma sta perdendo terreno nei confronti del gruppo Magliarosa. Intanto ha esaurito il suo compito anche Tiralongo, che si è staccato. A voi la linea. Pavel Brut da solo al comando, poi Peter Wening con un ritardo di 1 minuto e 5 secondi, a 1 minuto e mezzo c'è Atta Puma, che a sua volta ha una decina di secondi di vantaggio nei confronti del gruppo. Atta Puma ha ripreso adesso Adam Hansen, che aveva provato a rimanere sulla ruota di Peter Wening ma ce l'ha fatta per poche centinaia di metri, e ora sta per essere riassorbito anche dal gruppo. Il ritmo impresso prima dagli Euskaltel, adesso dai Saxo Tinkov, non ha permesso al Puma di guadagnare più di tanto. Davide, ha perso qualche secondo proprio in quest'ultimo chilometro grazie proprio al forcing del team Saxo sotto l'impulso di Mike, che si trova in seconda posizione. Eccolo qua Atta Puma, ha cominciato a correre a 11 anni, innamorato per le imprese di Luis Herrera, che proprio quassù vinse nel 1989. In classifica è ventesimo, ritardo per lui che sfiora i 26 minuti da Vincenzo Nibali. Sono rimasti una trentina di corridori, forse qualcosa meno, nel gruppo della Magliarosa. Diego Rosa in terza posizione, poi Caruso, poi gli uomini della Stana. Mentre a fare l'andatura è sempre Bruno Pires, il portoghese della Saxo Tinkov. Adesso si toglie la mantellina Valerio Agnoli, anche perché da un momento all'altro davvero la corsa potrebbe infiammarsi anche per gli uomini di classifica, dunque bene farsi trovare pronti. C'è anche Gianluca Brambilla dell'Omega Quickstep nel gruppo dei migliori, viene quasi raggiunto, pochi metri di vantaggio per Darwin Atta Puma al cartello dei meno 15 con la progressione adesso di Rafał Majka. Si muove anche Diego Rosa con Caruso, Damiano Caruso. Hanno guadagnato qualche metro. Vediamo, perché adesso potrebbe formarsi un quintetto anche con Stefano Pirazzi, perché ormai siamo quasi in vista del Gran Premio della Montagna e dunque non avrebbe bisogno di andare a fare lo sprint per questo GPM, perché sicuramente la maglia azzurra è già sua, nessuno lo può più impensierire proprio da un punto di vista aritmetico, però insomma la vuole onorare fino in fondo Stefano Pirazzi. E siamo a un chilometro dal Gran Premio della Montagna. Pavel Brut davanti, all'inseguimento c'è Peter Wening, in terza posizione Stefano Pirazzi, lo vediamo inquadrato, che ha preso un leggerissimo margine di vantaggio nei confronti degli altri del gruppo Magliarosa. Torniamo da De Luca. Annotazione importante, prima Santa Romita e adesso anche Morabito, due corridori da BNC stanno perdendo il contatto con il gruppo Magliarosa, quindi Cadel Evans al momento è isolato. A voi la linea. Eccolo l'inseguitore Peter Wening. Fra l'altro ricordiamo anche, Davide, che dopo il Gran Premio della Montagna del Passo Tre Croci, e questa è una delle particolarità della finale della tappa, come sempre quando si arriva alle tercine di Lavaredo, non c'è una discesa vera e propria, c'è un tratto in leggera discesa, poi un falso piano per arrivare appunto a Misurina, dove comincia la salita verso le trincine. Praticamente 7 chilometri facili tra discesa e pianura, con qualche strappetto ma molto molto leggero. Dunque anche lì, anche in quel tratto, così come era stato per la discesa dopo il passo di Cima Banche, non ci dovrebbero essere problemi per i corridori, non ci dovrebbero essere problemi per quelli del gruppo, questo di testa, e anche per quello, il famoso gruppetto, dove ci sono tutti gli altri, quelli non interessati alla classifica generale, che comunque, come diceva ieri a nome del gruppo intero Filippo Pozzato, vogliono arrivare in qualunque tipo di condizioni meteo fin quassù alle trecine di Lavaredo, perché giustamente questo giro va onorato con questo arrivo. E potrebbe succedere ancora qualcosa non di clamoroso ma di importante, perché Cadel Evans, almeno l'impressione che ho, è che sia abbastanza dietro.
Da Dell'Evans il secondo della generale, non è andato bene, tutt'altro l'altro giorno nella cronoscalata. Ha preso 2 minuti e 36 da Nibali, si è classificato 25esimo addirittura a Dell'Evans. L'ultimo è Morabito, l'ultimo del gruppo, un po' l'uomo più avanti della BMC, dunque appena più avanti ci dovrebbe essere Evans. Siamo quasi al Gran Premio della Montagna con l'uomo di testa. È questo con la mantellina nera, lo vediamo intorno alla decima, dodicesima posizione, Cadel Evans, riconoscibile oltre che per il suo modo di pedalare, per i pantaloncini rosso-neri della BMC, perché in realtà addosso ha ancora la mantellina nera. Ed eccolo. GPM di Passo Tre Croci, seconda categoria. La classificazione di questo Gran Premio della Montagna, dove per primo transita il fuggitivo Pavel Brut. C'è al suo inseguimento Peter Wening. 13 km e mezzo alla conclusione, i prossimi due sono in discesa, poi pianura. Eccolo l'inseguitore, Peter Wening, anche lui ormai sta arrivando alla Gran Premio della Montagna e ha recuperato tantissimo Peter Wening, ma alle spalle di Wening spunta già la sagoma di Stefano Pirazzi. Grande azione quella di Pirazzi, che ha davvero una cinquantina di metri di ritardo da Wening, che transita intanto con 27 secondi al Gran Premio della Montagna. Eccolo anche il passaggio di Pirazzi, 32 secondi per Pirazzi. Dunque sta per andare il laziale a riprendere Wening. E arriva Gianluca Brambilla, 42 secondi il ritardo di Brambilla, poi vediamo il gruppo a 47 secondi. Per il momento non si sta preoccupando di tutti questi scatti Vincenzo Nibali, che anzi adesso stava pensando soprattutto a chiudersi la seconda mantellina, perché ora affrontando questo tratto in discesa c'è da ripararsi. Pirazzi si sta riportando ora su Peter Wening, la discesa che poi ci introdurrà verso la salita per arrivare ad un pezzo di storia del ciclismo, le tre cime di Lavaredo nel giro di Vincenzo Nibali. Questa è l'ultima salita, ne manca soltanto una per arrivare qua a quota 2300. Ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria e poi da non perdere il gran finale di questa tappa. No, questa è Brambilla. Qui c'è questa azione, evaso dal gruppo Gianluca Brambilla della Omega Pharma Quick Step. Ovviamente adesso c'è una vittoria d'etappa da conquistare, domani c'è una tappa pianeggiante, quindi chi volesse provare a fare vedere le proprie qualità, e Brambilla di qualità ne ha e anche importanti, prova a giocarsi la carta dello scatto a 12 km dall'arrivo. Il Brambillino ce l'ha nelle corde anche determinate sparate. Nato a Bellano, Gianluca Brambilla, dove c'è il famoso Orrido per chi frequenta le zone del Lago di Como e i dintorni di Lecco. Il 22 agosto 87, Gianluca Brambilla, professionista dal 2010, e arrivò proprio nel 2010 la sua vittoria con Papà Carlo, che però insomma era l'ultima vittoria praticamente da dilettante. Poi passò con Nago CSF Inox con ottimi piazzamenti e sicuramente ha fatto intravedere delle buone prestazioni. Il miglior piazzamento di quest'anno a marzo al Giro di Catalogna, la settima tappa. Nevica? Chi è, un corridore nuovo? No, si vede ogni tanto qualche fiocco di neve, che è un po' il vento. Wening è praticamente staccato in questa breve discesina Pirazzi, ma non stacca Brambilla, anzi Brambilla venendo su con il suo passo a doppiato il corridore olandese della Omega, della Orica Green Age, il corridore dell'Omega Pharma Quick Step, sta rilevando e sta andando. Creato da te. Bisogna che lo dica, ma perché Pirazzi scatta e poi dopo lo staccano? Cioè, a me mi piacerebbe sapere, con tutto il bene che gli voglio, io vorrei parlare con Stefano Pirazzi un giorno vis-à-vis e mi deve spiegare la sua tattica. Eros Capecchi intanto è evaso dal gruppo, cerca gloria anche lui, ora tutta la stana davanti a cercare di chiudere sui fuggitivi. Le tre cime Lavaredo sono dure, ragazzi, gli sforzi che
paghi ora in questo momento. Frutta è così buona. Poi li paghi. Questa discesa è l'unica discesa di quest'oggi, perché l'altra che portava a Cortina non era proprio una discesa impervia. Questa è una discesa un pochino più ripida e vi posso assicurare che a queste altitudini e in queste condizioni non è affatto per niente agevole per i corridori, perché sentiranno un freddo veramente, come si dice noi in Toscana, è un freddo che si zizzola. Eh beh, si zizzola, rende molto l'idea anche dello fregamento dei denti. Intanto ecco qui Gianluca Brambillaro è dietro. Pavel Brutta a 10 km dalla conclusione, ancora una poca discesa per lui e poi si sale verso le tre cime di Lavaredo. Il GPM del Passo Tre Croci a Misurina, al lago di Misurina, dove comincia la salita verso le tre cime di Lavaredo. Al comando c'è sempre Pavel Brut, uno dei fuggitivi di giornata, era insieme ad altri tre attaccanti, Ermetti, Popovic ed Hansen, che hanno perso contatto dopo il passaggio da Cortina, dunque sulla salita del Passo Tre Croci. Lui è rimasto da solo al comando, all'inseguimento ora si è formata una coppia, quella formata da Peter Wening, che è stato raggiunto da Gianluca Brambilla. Dal gruppo era uscito anche Eros Capecchi, c'è anche Pirazzi insieme a Brambilla e Wening. Pirazzi che a sua volta aveva provato ad attaccare per prendere punti alla GPM, lui che ha la maglia azzurra. Il ritardo dei 3:25 secondi nei confronti di Pavel Brut dovrebbe essere ripreso tra poco, perché ormai è stanco, stanchissimo. La salita vera comincia a 7 km dal traguardo, un dislivello di 600 metri. Si è esaurita, o meglio è stata annullata dal gruppo, anche l'azione di Darwin Atapuma. Intanto è Brambilla il primo che sta per riportarsi sul battistrada su Pavel Brut. Lo abbiamo visto, Brambilla della Omega Pharma Quickstep è subito alle spalle della macchina del cambio ruote. Andiamo da De Luca. Circa 9 km. Sì, siamo alle spalle del gruppo Maglia Rosa, adesso un leggero tratto in salita, abbiamo passato, credo che saremo a 9 km dall'arrivo. In questo momento la strada è bagnata ma è pulita, non c'è neve, anche se in questo momento sulla corsa sta nevicando. Sei rientrato Ivan Santaromita, quindi ha di nuovo due compagni Cadell'Evans, a voi la linea. Grazie Andrea, questi sono i tre inseguitori, Wening della Orica Green Edge e poi Brambilla della Omega Pharma Quickstep e Capecchi della Movistar, stanno per riportarsi, presto ci sarà il ricongiungimento su Pavel Brut, dunque possiamo parlare di un quartetto al comando. Si è staccato Stefano Pirazzi, Eros Capecchi è lui che proprio in questo momento va a raggiungere Pavel Brut. Però all'ultimo rilevamento cronometrico il ritardo del gruppo era segnalato in una quarantina di secondi e lo vediamo bene anche da questa inquadratura dall'elicottero, potremmo assistere forse anche a una sfida diretta tra gli uomini di classifica. Sicuramente, anche perché soprattutto gli ultimi 4 chilometri sono durissimi, con una pendenza che va dal 10 al 15-16%. Ripreso Brut, che adesso non ce la fa, fatica a tenere, anzi le molla proprio le ruote di questi altri tre, di Eros Capecchi che ora è in prima posizione, poi Gianluca Brambilla, bravissimo, della Omega Pharma Quickstep, e poi Peter Wening, bravissimo Brambilla anche perché in questi giorni lui, che è finito quasi subito fuori dalla classifica, ha lavorato come un pazzo per le volate di Mark Cavendish. Di aria in faccia ne ha presa tanta proprio per favorire le vittorie di Mark Cavendish. L'anno scorso 13° nella classifica generale, doveva farla anche quest'anno, ma come hai detto si è sentito male e si è messo a disposizione della squadra. È un bravissimo, lo merita anche Eros Capecchi, perché è la dimostrazione vivente di come un corridore, di come un ciclista deve proprio avere una frattura grave per abbandonare una corsa come il Giro d'Italia, perché altrimenti loro finché possono cercano di rimanere in gruppo. Lui che aveva l'allergia nei primi giorni del Giro, riparte adesso Atapuma, riparte Darwin Atapuma. Non è lontano il gruppo rispetto agli uomini al comando, intanto viene raggiunto Stefano Pirazzi da Darwin Atapuma. Questo è il tratto in falso piano
prima di arrivare a Misurina, al lago di Misurina, ma il gruppo è là soltanto con una cinquantina di metri di ritardo. Non è il Giro del Trentino, è il Giro d'Italia, questa striscia nera d'asfalto in mezzo ad un mare di neve, impressionante. Davvero impressionante, fra l'altro nella sua bellezza, perché è ovviamente uno scenario splendido, però insomma lo possiamo apprezzare un pochino meno considerando che questi stanno correndo in bicicletta. In questo momento il tempo qui sul traguardo è decisamente migliore rispetto a quello che c'è qua sotto. Situazione invertita rispetto a un paio di ore fa, perché fino intorno a mezzogiorno, un po' più tardi, c'era il sole a Misurina e invece nevicava e forte qua alle trecine di Lavaredo. Eros Capecchi, eccolo il lago di Misurina, dove fra l'altro c'è un importantissimo centro, è il secondo in Europa, il centro dell'Istituto Pio XII per la cura dell'asma infantile. Torniamo in corsa da Andrea De Luca. 8 chilometri, meno 8 per il gruppo Maglia Rosa. Carlos Alberto Betancur occupa sempre l'ultima posizione del gruppetto e cade l'Evans, si è levato la mantellina nera e adesso quindi si prepara agli ultimi chilometri di battaglia. A voi la linea. E si prepara agli ultimi chilometri di battaglia anche Vincenzo Nibali nel ciclismo della ricerca dei progressi. Il ciclismo con mezzi, con biciclette sempre più sofisticate, il vecchio gesto di soffiare sulle mani per cercare di riscaldarsi. Infatti l'attenzione che devono avere i corridori è proprio nel tenere calde le mani, perché se arriva il freddo non riesce neanche a tenere le mani sul manubrio. Questi sono gli ultimi 7 km di salita di questo Giro d'Italia e sono tra i più difficili. E comincia intanto formalmente la salita verso le tre cime di Lavaredo. Pirazzi e Darwin Atapuma escono adesso da Misurina, si lasciano il lago alle spalle ed hanno raggiunto intanto Pavel Brut. Sono loro due all'inseguimento dei tre uomini al comando. Questa è la coppia di inseguitori formata da Stefano Pirazzi e da Darwin Atapuma. Davanti ci sono sempre Capecchi, Wening e Brambilla. Ritardo del gruppo intorno al minuto e 20. In rimonta stanno guadagnando i corridori del gruppo Maglia Rosa nei confronti dei fuggitivi. Abbiamo sempre parlato dell'ultimo tratto di questa salita, Davide, che è sicuramente quello più impegnativo, però adesso svoltando a destra c'è subito una prima rampa che già questa è micidiale. Intorno al 15%, sarà di 500-600 metri, poi una discesa che porta al pedaggio. Perché infatti è a pagamento normalmente la strada che porta da Misurina alle trecine di Lavaredo. Andiamo in corsa da Andrea De Luca. 45 km orari in questo tratto per il gruppo Maglia Rosa, che adesso inizia la rampa, la prima vera difficile rampa di questa salita. Si è dissetato poco fa Carlos Alberto Betancur, che occupa sempre le ultime posizioni del gruppo, un gruppo che conterà 25-30 corridori, non di più. A voi la linea. Il forcing ora di Stefano Pirazzi, 42 secondi da recuperare per la coppia con Pirazzi e Atapuma rispetto alla testa della corsa, e c'è intanto il ritardo del gruppo Maglia Rosa che ora è inferiore al minuto. Anche quelli del gruppo hanno ripreso Pavel Brut con Robert Kieserlowski, che adesso cerca l'allungo in testa al gruppo dei migliori. Nel primo strappo difficile di questa ultima arrampicata stacca tutti intanto Eros Capecchi. Eros Capecchi è da solo al comando, ha guadagnato una ventina di metri di vantaggio nei confronti della altra coppia, quella formata da Brambilla e da Wening. Hanno due tornanti di ritardo invece Pirazzi con Atapuma, e qua ancora una volta ci piace sottolineare la meraviglia del pubblico, perché guardate, queste persone sono state in pratica una giornata intera, molti di loro addirittura con i camper, con le macchine, con le tende, sono arrivati qua da due giorni, hanno trascorso la notte a Misurina per seguire il passaggio del Giro d'Italia. I grandi protagonisti del Giro sono anche loro. Pirazzi, Kieserlowski, Darwin Atapuma, il gruppo tirato da Valerio Agnoli. Andiamo da De Luca. Sì, si stacca ancora Morabito, in difficoltà anche Santa Romita, si è levata la mantellina
Betancura, siamo sui tornanti adesso, a voi la linea. L'abbiamo visto in ultima posizione Steve Morabito della BMC, compagno di squadra dunque di Cadel Evans. Comunque non mollano né Wening né Brambilla, perché sono sempre là con 15-20 metri di ritardo. La capite? Cadel Evans che si trova in settima posizione, vicino a lui Michele Scarponi. Ci sono anche i due uomini della Lampre Merida, infatti Michele Scarponi, ma c'è anche il quinto della classifica generale, vale a dire il polacco Przemyslaw Niemiec. Lo sguardo fisso della battistrada. Eros Capecchi, lo abbiamo detto, è stato un inizio difficilissimo di Giro d'Italia per il toscano della Movistar, perché ha dovuto fare i conti proprio nella prima settimana del giro con l'allergia. In pratica perdeva contatto, come si suol dire, quasi sui cavalcavia, e invece poi piano piano ha ritrovato la forma, ha ritrovato la condizione, e adesso è al comando Eros Capecchi di questa tappa. Gruppo in forte rimonta. È ancora lunghissima, 5 km e mezzo alla conclusione, e il tratto duro come pendenza e come lunghezza deve ancora arrivare. Davanti anche Nibali, naturalmente Diego Rosa non è nelle prime posizioni, Rigoberto Urán. Bisogna tenere d'occhio tutti gli uomini di classifica, perché potrebbe cambiare la graduatoria generale oggi alle spalle di Vincenzo Nibali, che ha un vantaggio enorme perché ha 4 minuti sul secondo, ma dietro alle spalle del siciliano sono tutti racchiusi nel giro di un minuto e mezzo. Intanto Kieserowski ha ripreso Atapuma. C'è anche Franco Pellizzotti, naturalmente i due uomini della Lampre Merida, Kangert, Diego Rosa sulla sinistra del teleschermo. Agnoli e Aru sono i due uomini che adesso stanno scortando Vincenzo Nibali, poi Diego Rosa, c'è Evans con Pellizzotti e Kangert, così nelle prime posizioni del gruppo dei migliori, e poi la coppia della Lampre Merida. C'è anche Rada, c'è Damiano Caruso, bravissimo. Tanto si... Scarponi con Niemiec, Rafał Majka si leva la mantellina. La stazione del pedaggio per andare verso la gran finale davvero di questa tappa delle Tre Cime, nella meraviglia delle Dolomiti, patrimonio dell'umanità dal 2009. Andiamo da De Luca in corsa. Meno 5 km adesso, passano sotto l'arco per il gruppo Maglia Rosa, sempre gli uomini della Stana là davanti, hanno perso contatto Kness e ha perso contatto Santa Romita, che però adesso sta cercando di riportarsi sul gruppo Maglia Rosa. Vedo Samuel Sanchez occupare l'ultima posizione del gruppo in questo momento, a voi la linea. Gianluca Brambilla, Peter Wening. Proprio adesso comincia la parte più difficile di questa salita, sono 4 chilometri. Discese a questo punto non ce ne sono più, quello era l'ultimo tratto. Da ora in poi, da ora fino al traguardo, si va soltanto guardando in alto, perché la strada si impenna in alcuni tratti, letteralmente si impenna, perché in questa salita verso le Tre Cime di Lavaredo pensate che la pendenza media è dell'8,6%, quella media, compresa la discesa, giusto? Perché si toccano punte anche del 18%. L'ultimo chilometro è quello più difficile, anche quello, i metri che vanno dai meno 2000 ai meno 1000. Pendenza media in quest'ultimo tratto di 11,3%. Tanto Kieserowski con Darwin Atapuma. Il loro ritardo è di 30 secondi da Eros Capecchi, che a sua volta ha 15 secondi di vantaggio su Wening e su Brambilla. Spesso hanno corso in condizioni estreme gli uomini in gara, spesso hanno lavorato, compreso oggi, in condizioni davvero estreme i nostri colleghi che operano sui mezzi aerei. Grazie davvero anche oggi per lo splendido lavoro che state facendo e per le bellissime immagini che ci stanno arrivando dalla corsa. Torniamo da De Luca. Sì, tratto dolce questo, 37 km orari, quindi stanno pedalando forte, è riuscito a rientrare anche Stortoni nel gruppo Maglia Rosa. Maglia Rosa che si è levata la mantellina e l'ha passata al compagno di squadra Tanel Kangert. A voi la linea.
32 secondi il ritardo del gruppo Nibali. Ecco, intanto basta vedere queste immagini per capire la difficoltà della salita. 3 chilometri, poco più di 3 chilometri la conclusione. Alle spalle di Eros Capecchi, che vedete inquadrato ed è il battistrada, è rimasto da solo adesso Peter Wening, perché ha leggermente perso contatto, Gianluca Brambilla. Questo invece è il gruppo della maglia rosa, sempre due uomini con Vincenzo Nibali, e guardate là intorno alla quinta, sesta posizione c'è Cadel Evans, c'è anche Domenico Pozzovivo, lo vedete con il numero 11 maglia della Age Desert, e risale il suo compagno di squadra Betancourt, che ha dovuto fare uno sforzo enorme, prima per una foratura, poi per un cambio di bici, ma parte Nibali, parte adesso Vincenzo Nibali a 3 km dalla conclusione. La maglia rosa non attende le mosse degli altri, ma è lui il primo a rompere gli indugi con Kangert, con il suo compagno di squadra l'estone Daniel Kangert. In leggera difficoltà Cadel Evans cerca di reagire, Michele Scarponi è il terzo adesso, Michele Scarponi, Kangert con Nibali, e guardate cosa non è la situazione ora, il pubblico, ma soprattutto guardate la pendenza, perché qua fa veramente paura, e queste immagini, Davide, non rendono l'idea alla perfezione di quanto sia ripida adesso la strada. In testa ancora Eros Capecchi, pochi secondi di vantaggio per lui. Kangert quasi sorpreso dall'allungo di Nibali, comunque è riuscito ad affiancarlo e in questo momento lo sta aiutando. Sta cercando di rientrare anche Rafa Lamaica su Kangert e su Nibali. Nibali che però adesso è rimasto da solo perché non ce la fa Kangert, è ripreso Kieserowski. La selezione la sta imponendo il leader, la sta imponendo il padrone di questo Giro d'Italia, la sta imponendo Nibali. È arrivato anche Rigoberto Urán, un po' più indietro Cadel Evans. Allora questi sono Nibali con Maika, poi Betancourt, Kieserowski e Urán. Si è creato un buco, sono rimasti più attardati sia Scarponi sia Evans. Scarponi in questo momento nella scia, cerca di stare nella scia di Cadel Evans. Andiamo da De Luca. Sì, Evans sta recuperando, Scarponi invece no, sta perdendo terreno nei confronti dell'australiano, che adesso si sta riportando sulle code del gruppetto di Nibali. Il primo a saltare in aria è stato Samuel Sanchez sull'attacco di Nibali. Adesso vede in difficoltà anche Damiano Caruso, Niemez e Aru, che hanno perso una ventina di metri. A voi la linea. Questa è Gianluca Brambilla con il numero 152, che è già stato ripreso sotto l'azione eccezionale di Nibali. Sta cercando di rientrare Evans, ma attenzione perché davanti parte ancora Nibali, che è andato a riprendere Wening. Quasi un contatto tra i due. Adesso è la maglia rosa all'inseguimento della battistrada di Eros Capecchi. Attenzione però a Carlos Betancourt, che non molla e invece sta cedendo sempre di più Cadel Evans. Ricordiamo che tra Cadel Evans e Rigoberto Urán in classifica ci sono 10 secondi di differenza. Ormai Nibali lo vede Capecchi, ormai lo vede, soltanto una trentina di metri ancora da recuperare, però Nibali con questa selezione non è riuscito a scrollarsi di dosso né Urán né Betancourt. Cerca di salire regolare Rigoberto Urán. Ancora Nibali, altro cambio di ritmo, altro cambio di ritmo dello squalo, e questa volta sembra non reagire neppure Carlos Betancourt. Vuol lasciare il segno, vuol lasciare il segno ed entrare nella storia con l'arrivo dalle tre cime di Lavaredo. Vincenzo Nibali, che una tappa l'ha già vinta a questo Giro d'Italia. La cronoscalata di Polsa però evidentemente non basta, perché lo vuole onorare ancora di più, lo vuole impreziosire ancora di più questo giro, il suo giro. Andiamo da De Luca. La lotta per il podio con Cadel Evans, che stringe i denti, adesso supera i due colombiani. Anche Michele Scarponi prova a resistere, adesso sta facendo il passo, gli sta dando una mano Pellizzotti insieme a Pozzovivo, a 15 metri di distacco da Cadel Evans, che adesso si alza sui pedali e sta per raggiungere Betancourt e Urán. Cadel Evans ha un ritardo di 10 metri dai due colombiani. A voi la linea. Grazie Andrea, si sta piantando Eros Capecchi, e intanto nella lotta per la maglia bianca è davanti ora Carlos Betancourt, perché sembra in difficoltà Maika, ma dobbiamo seguire assolutamente questa azione che è meravigliosa, ci sta regalando delle emozioni eccezionali, l'azione di Vincenzo Nibali, che solo adesso per la prima volta si è voltato, perché non si era mai girato per verificare chi fosse ancora accanto a lui.
12 secondi il vantaggio di Vincenzo Nibali nei confronti dei due colombiani. E la sensazione è che stia guadagnando ancora, non sono compagni di squadra, sono connazionali, sono tutti e due colombiani, Betancourt e Duran, una certa alleanza potrebbe anche esserci, ma qua credo che a comandare sia la strada e non contano le alleanze, qua comanda la strada. E comanda Vincenzo Nibali, potrebbe essere la sua seconda vittoria di tappa, una vittoria si incredibile. Alza, si alza ancora sui pedali Nibali in mezzo alla tormenta, ma non conta, non conta il tempo, non contano le condizioni del meteo, vuole arrivare per primo, vuole arrivare da trionfatore in cima alle tre cime di Lavaredo, Vincenzo Nibali. Questo è Michele Scarponi che ha perso contatto così come tutti gli altri uomini di classifica. Però mi sembra che stia reagendo Michele Scarponi mentre continua a guadagnare Vincenzo Nibali, anche perché dietro sia Uranna che l'altro colombiano Betancourt sono in buone condizioni, proprio perché uno può riconquistare la maglia bianca e l'altro addirittura conquistare il secondo posto. Però attenzione, perché anche Evans, sta cercando di andare a chiudere sulla coppia con Betancourt e con Rigoberto Urán. Intanto arriva un altro colombiano, si tratta di Duarte Evans, lo abbiamo definito tante volte con un segno di grandissimo rispetto, un cagnaccio, e oggi lo sta confermando Davide, è veramente un cagnaccio. Cade l'Evans, non molla. Andrea De Luca, a te. Per Cade l'Evans, 1900 metri mancano al traguardo per Cade l'Evans, che sta guadagnando vistosamente sui due colombiani, ma anche Michele Scarponi continua a mantenere lo stesso distacco di 15 metri da Cade l'Evans, che adesso è sui pedali, massimo sforzo per l'australiano. Qui la strada veramente si impenna, a voi la linea. E questo è Michele Scarponi, molto bravo anche Pellizzotti che è là dietro nella gruppetta degli inseguitori insieme ad Evans, e c'è anche Pozzovivo con loro. Ha fatto il vuoto Vincenzo Nibali, ma certo Davide, che guardi la grafica ti accorgi che manca 1,6 km, e uno potrebbe pensare è fatta, e invece è ancora lunghissima, perché l'ultimo chilometro soprattutto, su pendenze del genere, in un arrivo del genere, veramente sembra non terminare mai. È lunghissima e durissima fin sul traguardo, la seconda posizione in bilico. Vedete adesso Michele Scarponi che non riesce a riprendere Cade l'Evans, quindi potrebbe restare nella quarta posizione della generale, mentre Vincenzo Nibali ormai in volato verso la seconda vittoria di tappa, accompagnato dai tifosi. Però bisogna stare larghi, non toccare i corridori. Eccolo il solito fenomeno, costretto a togliere la mano dalla manubrio Vincenzo Nibali per allontanarlo. Eccolo qua il secondo e poi il terzo, i due colombiani Betancourt e Rigoberto Urán. Ha perso qualcosa Cade l'Evans. Rigoberto Urán, che ricordiamolo è terzo in classifica generale e deve recuperare 10 secondi in classifica, appunto deve recuperare 10 secondi a Cade l'Evans. Eccolo Evans, adesso sembra di nuovo in difficoltà. Però non si arrende, non molla Evans. Pendenza intorno al 15-16% in questo momento. Andiamo da De Luca. Sì, siamo proprio alle spalle di questo duello Scarponi-Evans. Scarponi galvanizzato, perché adesso lo vede vicino Cade l'Evans. Tra l'altro piove, nevica di traverso per il vento, quindi neve in faccia per i corridori. E adesso Scarponi ha un ritardo di 10 metri, non di più, ed è in costante rimonta. 1500 metri mancano al traguardo per Evans e Scarponi. A voi la linea. Colombia in massa all'inseguimento di Vincenzo Nibali, perché anche Duarte si è riportato su Betancourt e su Urán. In difficoltà Cade l'Evans, adesso ha un ritardo di una ventina di secondi. Sono ai 1400 metri questi tre che sono i più immediati inseguitori, Rigoberto Urán con Betancourt e con Duarte. Io credo che possa essere emblematico il gesto che ha appena fatto Rigoberto Urán, non quello di guardare avanti, perché probabilmente lui è il primo a rendersi conto che ormai Nibali non lo può prendere più, ma a guardarsi indietro per vedere dove è rimasto Cade l'Evans. Quasi un gesto di resa quello che ha appena fatto Rigoberto Urán. De Luca.
Sì, perché Scarponi è a 5 metri da Cadel Evans, ma che grande Fabio Aru che ha fatto una grande rimonta, ha superato Cadel Evans, adesso sta lasciandogli sul posto anche la maglia bianca di Maika per andare a prendere i colombiani, il giovane sardo, grande promessa del nostro ciclismo, si sta riportando su Pellizzotti e Pozzo Vivo adesso, e intanto Scarponi ha agganciato Evans, a voi la linea. E intanto Vincenzo Nibali è già entrato nella zona transennata, ormai è all'ultimo chilometro, a 150 metri di vantaggio in un batter d'occhio, in altre tappe si percorrono 150 metri e qua invece un chilometro può essere infinito per Vincenzo Nibali, che comunque è riuscito alle tre cime di Lavaredo a fare il vuoto. Non lo aveva mai detto apertamente, ma lo aveva fatto capire che avrebbe voluto lasciare ancora una volta il segno, il suo segno su questo Giro d'Italia. Ha fatto il vuoto Nibali. Intanto il vantaggio di Nibali è di 30 secondi, irraggiungibile. Grande, grandissimo, è una emozione eccezionale seguire questo arrivo di Vincenzo Nibali, perché tutti si aspettavano la sfida tra i big, lui non ha voluto attendere, fra l'altro Davide, anche questo è da sottolineare, credo è stato il primo a rompere gli indugi, il primo ad attaccare è stato proprio lui, Vincenzo Nibali. Intanto Cadel Evans perde circa 30 secondi da Rigoberto Urán. E dunque in questo momento virtualmente scivola in terza posizione Cadel Evans, ma attenzione perché abbiamo detto un chilometro è tanto ed è stato raggiunto l'australiano anche da Michele Scarponi. Urán, Duarte, Betancourt. Questi sono gli inseguitori, l'agghigno sul volto di Rigoberto Urán, ma ormai non possono più andarlo a prendere, non possono più andarlo a prendere Vincenzo Nibali. Intanto Evans qualcosina sta perdendo ora da Michele Scarponi, che cerca l'ultimo assalto per salire sul podio. E sta nevicando forte qui sul traguardo, non verrà più ripreso. Vincenzo Nibali ancora qualche centinaio di metri per lui. Nella bufera, nella tormenta di neve, nella nebbia delle Dolomiti, delle tre cime di Lavaredo, c'è comunque un raggio di sole, a questo raggio rosa. Eccezionale quello che sta facendo Nibali. Ancora 500 metri alla conclusione, andiamo da De Luca. Vedo il cartello dei meno 700, ancora 20 metri, poi Scarponi lo passerà insieme a Nieves, ha un vantaggio nei confronti di Cadel Evans di 10 metri. Ormai e ci siamo, i secondi di vantaggio per Scarponi. Ormai ci siamo, è in vista del traguardo Vincenzo Nibali, sarebbe ingiusto e scorretto, sbagliato e ingeneroso se questo giro venisse ricordato come quello delle bufere. Le bufere di neve, le bufere di pazzie e incoscienze legate alla doping, non lo merita nessuno, perché questo deve essere ricordato come il giro di Vincenzo Nibali. Un ragazzo che è partito da lontano, dalla Sicilia, per rincorrere quel sogno che Davide in fondo è di tutti quelli che lo seguono, lo vivono, lo pedalano, ed è anche il nostro sogno, di quelli che lo raccontano. E ha avuto anche la lucidità di togliersi i guanti, almeno si è tolto il guanto sinistro, ha dominato in discesa, in salita, si è difeso a cronometro, ha vinto con il sole, con la pioggia e con la neve. Eccolo Vincenzo Nibali, quello che il popolo del ciclismo gli chiede, che sia uno sport di eroi, perché questi ragazzi davvero oggi una volta di più lo hanno dimostrato, sono degli eroi, ma senza trucchi e senza furbizie varie, senza fare delle scorciatoie, perché glielo vogliamo dire anche guardandolo negli occhi a Vincenzo, grazie, perché dopo quello che è successo nei giorni scorsi, oggi bisogna dirgli bravo, ma bisogna dirgli anche grazie. Grazie a Vincenzo Nibali. Il Giro d'Italia è suo, il Giro d'Italia è di Vincenzo Nibali, impreziosito da un'altra vittoria, la seconda vittoria nella Corsa Rosa dopo la cronoscalata della Polsa, qua dove si è scritta la storia del ciclismo, un'altra pagina nel libro della storia di questo fantastico sport. Porta la sua firma. Non ce la fa più Cadel Evans, ancora
500 metri, qualcosa in meno per l'australiano. E invece sono le ultime pedalate per Vincenzo Nibali. Bravo, guardati dietro per vedere che non c'è nessuno, ma c'è la maglia rosa definitiva per te, per Vincenzo Nibali. Grande successo, grande, grande vittoria. Una emozione fantastica per tutti con questa vittoria di Vincenzo Nibali. Si va solo alla volata per il secondo posto, una volata tutta colombiana, con l'arrivo, arriva adesso in terza posizione Rigoberto Urán, con Duarte che è secondo e con Betancourt che è quarto. Urán conquista la seconda posizione, Betancourt la maglia bianca. Betancourt sì, aveva soltanto 2 secondi di ritardo da Rafał Majka, dunque prenderà la maglia bianca e adesso al traguardo spunta un altro uomo. Aru, un altro uomo della Astana appunto, ed è Fabio Aru, un altro dei ragazzi che potremo seguire, di cui sentiremo parlare tanto nei prossimi anni. Arriva poi Pellizzotti, ora Pozzovivo, Damiano Caruso al traguardo. Questi gli ordini di arrivo al traguardo delle Treccine di Lavaredo. Deve ancora arrivare Michele Scarponi e noi andiamo da Andrea De Luca. Sì, perché sono alle spalle di 20 secondi, non di più, da ha un ritardo di 20 secondi, non di più, da Michele Scarponi, ma vede ormai il traguardo. Adesso arriva Scarponi, cade Levas ai 50 metri, a voi la linea. Grazie Andrea, è arrivato intanto Primislav Niemec con Michele Scarponi, ha perso la seconda posizione, cade Levas che proprio adesso taglia il traguardo, dovrebbe comunque avere difeso il podio anche se è scivolato in terza posizione. Esatto. Adesso attendiamo chiaramente l'ufficializzazione, anche con i distacchi esatti nell'ordine di arrivo, però il podio del Giro d'Italia dovrebbe essere Nibali e su questo non ci piove, non ci sono discussioni, davanti a Rigoberto Urán e cade Levas, dunque giù dal podio Michele Scarponi. Che tappa, che finale per Vincenzo Nibali, è stato lui a scattare quando mancavano 3 chilometri, 1, 2, 3, non erano scatti perché su questa salita è impossibile scattare, allunghi che hanno fatto selezione ed è riuscito a restare solo ed è riuscito meritatamente a vincere anche questa tappa. Vogliamo arrivare a tutti i costi, in qualunque condizione meteo, in cima alle Tre Cime di Lavaredo. Così aveva detto a nome di tutto il gruppo ieri Filippo Pozzato e sono arrivati così, sotto la tormenta, quota 2304. Cosa possiamo dire di questi ragazzi, Davide? Abbiamo parlato spesso, magari anche abusandone di questo termine, di ciclismo epico, di giornata epica, di entrare nella storia, ma questi sono dei fenomeni, degli eroi. Andiamo da Pier Giorgio Severini che è con Scarponi. Sì, allora Michele, se riesci a trovare ancora un filo di voce, raccontaci questi ultimi chilometri eccezionali. È stato durissimo e freddissimo, che oggi non finiva più, veramente è stato un chilometro lunghissimo, ho contato di metri. Un ciclismo davvero epico che riconcilia voi con tutti gli sportivi. Sì, nonostante il brutto tempo il pubblico è stato incredibile, mi è stata la forza di arrivare così in cima che... Grazie, grazie Michele. Michele dovrebbe chiedere di... Grazie Michele, a te Francesco. Cioè, ma questi ragazzi non riescono neanche a parlare, sono congelati, ma è una cosa... Quando c'è il freddo, è una cosa incredibile. Davvero, non riesce a parlare, però stranamente riescono a pedalare. Contavo i metri, diceva Scarponi. Sì, perché quando tu vedi l'ultimo chilometro, sembra lì l'arrivo, ma pensate che Vincenzo Nibali per fare questi ultimi 1000 metri ha impiegato 4 minuti e 26 secondi ed è stato il più veloce, a parte che dietro hanno fatto qualche secondo in meno, parlo del secondo, il terzo e il quarto. Però sì, questo finale è davvero difficile per... Attenzione intanto... Andiamo da Sant'Ambrogio, da Mauro Sant'Ambrogio, ascoltiamolo. Mauro, una battuta al volo se riesci, mentre stai scendendo dalla bici. Sono finito.
sono finito. A te, Francesco. Le uniche parole che è riuscito a pronunciare Mauro Sant'Ambrogio: sono finito. Intanto l'ufficializzazione della nuova classifica generale. Nibali, padrone del giro, 4 minuti e 43 il suo vantaggio in classifica su Rigoberto Urán, 5 e 52 su Cadel Evans, 6 e 44 su Michele Scarponi, che dunque deve accontentarsi della quarta posizione. Sale in quinta posizione Carlos Betancourt, ne perde uno invece di posizione Niemez. Andiamo di nuovo da Pier Giorgio Severini. Sì, sono costruttori Lampre, anche lui, avete fatto il possibile per difendere Michele Scarponi per questo attacco al podio. Ma sì, abbiamo cercato di rimanere più vicino possibile a lui. E adesso non so bene quanto ha preso da Evans, quanto sei riuscito ad andare. Quanto è il È sempre quarto, peccato. Cioè, purtroppo ci abbiamo messo tutta noi. Il nostro obiettivo era quello del podio con Michele e abbiamo fatto il massimo. Dai, penso che una giornata come oggi rimarrà, penso, nella storia del ciclismo. Assolutamente sì, ti meriti di scaldarti. A te, Francesco. Bravo Pier Giorgio, bravo a ascoltare anche un ragazzo come Simone Stortoni, perché il gruppo è fatto dai campioni, ma è fatto anche dai corridori come Simone Scarponi, che li portano, i loro capitani, a vincere. E adesso, in una giornata che sembra quasi di altri tempi, andiamo a vivere un processo alla tappa di altri tempi, possiamo davvero dire così, sotto un tendone, sotto la bufera, alle Tre Cime di Lavaredo. Processo alla tappa per celebrare il trionfo in tutti i sensi, trionfo completo di Vincenzo Nibali. La linea passa da Alessandro De Stefano al processo alla tappa. Quasi 5 minuti sul secondo. Quanti anni erano che non c'erano questi distacchi? E non raccontiamo che gli avversari o non avversari, che non erano qui a non partecipare. Voglio dire, Betancourt mi sembra che abbia preso una posizione. Rafa Maika comunque settimo, bene in Schausti. Ha guadagnato quasi un minuto, perché ancora Maika, la maglia bianca è sua. Rimane la maglia rossa. Sant'Ambrogio è rimasto nei top 10 e Domenico Pozzovivo mi sembra che abbia saltato qualche posizione. Era undicesimo, ha guadagnato una posizione nei confronti di Sanchez. E qua ci sono gli highlights, col sole si parte. Ecco qua, Stefano Allocchio dà il via. Come lui, che sono venuti da lontano, perché la storia di Vincenzo Nibali parte da lontano. Gentili telespettatori, è un piacere per me ricevervi qui su questo processo alla tappa, messo in piedi nella natura. Alle spalle abbiamo le Dolomiti, nel cuore abbiamo questa immagine straordinaria che ci ha scaldato più di tutto e ci ha dato la possibilità di ritrovarci qui con voi per vivere un processo alla tappa straordinario. Grazie a Silvio Martinello, grazie a Pier Bergonzi, a Enzo Vicennati che sono venuti a trovarmi, a Michil Costa, a Massimo Vallini di ciclismo, a Fabio Genovese, scrittore, che avrà davvero trovato in questo traguardo, in questo arrivo di Vincenzo Nibali, l'ispirazione giusta per raccontare una giornata che noi potremmo dire io c'ero quando è finita. Beppe Conti, ci trema un po' la voce, ma voi ci perdonerete da casa, perché le condizioni meteo non vogliamo dire quali sono, perché davvero sono quelle che abbiamo visto in corsa. Fabio. Beh, io dico questo, se chi parla male del ciclismo, anche con le recenti cose, dopo gli ultimi chilometri di questa tappa continua a parlarne male, mi dispiace per lui, perché vuol dire che niente più lo tocca, niente più lo muove. Queste sono scene che nessun altro sport può offrire, forse lo sci, ecco, diciamo a questo punto. Questo è eroismo, non ci sono altre parole. Queste sono immagini inedite di Nibali che taglia il traguardo, davvero straordinario quello che ha fatto Vincenzo. Lo stanno adesso portando, Stefano Di Ciatteo con l'organizzazione lo stanno portando per farlo cambiare. Pier Bergonzi, quello che abbiamo vissuto oggi, ieri abbiamo vissuto una bufera che non ci sarebbe voluta, no, sul Giro d'Italia, ma oggi Francesco Pancani è stato straordinario nel raccontare l'arrivo di Vincenzo Nibali. Mi ha emozionato molto Francesco, ha detto nella bufera è questa l'immagine, l'immagine di Betancourt che si è battuto fino all'ultimo per portare via una maglia bianca a un compagno per 2 secondi, è riuscito ad averla. L'immagine di Cadel Evans che non ha mai mollato, che è ritornato sotto per rimanere attaccato a quel podio. Pier, ma penso che sia la degna conclusione di un giro in qualche modo straordinario. Immagini, commentiamo sì. Queste immagini, Pier, le immagini e la voce di Scarponi è commovente. Dopo l'arrivo lui è sempre sofferente, sempre sfinito, ha una voce che racconta che cos'è la fatica del ciclismo. Io ho ricevuto messaggi di colleghi, di amici
in lacrime o commossi per questo finale della tappa. E ho parlato con Vito Mulazzani, che è il capo dei motociclisti del Giro d'Italia e ha seguito gli ultimi 43 Giro d'Italia. Mi ha detto che non aveva mai assistito a un'edizione come questa. Allora, questa è l'ultima tappa di un giro pazzesco, di un giro pazzesco con una conclusione straordinaria, con il corridore più forte che fa un'impresa di quelle che in qualche modo fanno storia del ciclismo. Guarda, queste sono immagini, il tè caldo sulle mani, perché i guanti bruciano, no Silvio Martinello? I guanti bruciano, cioè si attaccano alle dita, non si riescono a staccare, quindi la sofferenza è ulteriore, no? Quell'arma che ti ha salvato dal freddo, che ti ha protetto le membra, non riesce a venir via poi. Sì, sono immagini emblematiche di cosa voglia dire correre con queste condizioni meteorologiche, ma a dimostrazione di come quest'oggi... Silvio, abbiamo Rigoberto Urán, terzo oggi sul traguardo qui alle Tre Cime, andiamo subito in diretta. Roberto, allora terzo alle Tre Cime, uno sforzo incredibile anche per te. Sì, veramente, guarda, il tempo è troppo difficile, ma abbiamo fatto bene. Difficile rimanere con Nibali, ma io penso che abbiamo fatto tutto oggi bene. Sei finalmente secondo, era questo almeno il traguardo a cui aspiravi? Sì, era questo che volevo, perché il primo era difficile. Comunque io penso che è un gran risultato per Sky, anche per me. Una giornata così di neve, di brutto tempo, l'avevi mai vissuta mai, prima? Mai, prima volta. Ancora colombiani in una scoperta, eh? Sì, ci sono, oggi ci siamo trovati lì, Betancourt, Duarte, abbastanza bene. Ok, grazie a Rigoberto Urán, a te Alessandro. Grazie, secondo in classifica, terzo qui sul traguardo, secondo Duarte, quarto Betancourt, quinto Fabio Aru, eccezionale. Queste sono immagini catturate dalla nostra radiocamera. Io vorrei invitare i nostri... Sta per arrivare chi, Auro? Nibali, Vincenzo Nibali, prego. Eccomi, sono in compagnia di Vincenzo Nibali. Io penso di interpretare il pensiero di tutti semplicemente dicendoti grazie. Grazie per l'emozione, grazie per l'immagine del ciclismo, grazie di tutto. Ma io che cosa devo dire? Grazie a tutte le persone che oggi hanno aspettato qui tantissimo tempo per vedere passare noi. E fuori nevica, e l'organizzazione che comunque è riuscito a fare sempre una grandissima cosa per farci arrivare e darci un'assistenza quassù con una tenda molto calda. Quindi è stato bene. Vincenzo, guarda le persone, ad un certo punto hai anche dovuto un po' farti largo tra le persone, quanto affetto! Avevo paura che qualcuno scivolasse, allora mi potesse dare fastidio così, quindi cercavo di mantenerli un pochino più lontano di me e così via. Vincenzo, all'arrivo hai baciato la tua fede? Sì, io mi sono prima girato indietro per vedere se c'era l'ammiraglia, perché... Un segno di ringraziamento da loro, da Martino e Schaeffer che mi hanno guidato. Oggi c'erano anche i nostri capi della Astana, quindi maggior soddisfazione. Poi l'ultimo pensiero è stato per mia moglie. E l'ultimo per tua moglie, ma il primo dopo che hai realizzato di essere entrato nella storia del ciclismo. Hai voluto lasciare un segno con quell'attacco ai meno 3 chilometri? Sì, volevo lasciare un segno perché con quello che è successo magari ieri volevo far vedere che comunque io ci sono sempre e combattere fino alla fine. Grazie ancora, ti aspettiamo dopo la premiazione. Ricordiamo, sei anche maglia rossa adesso. Ah, non lo sapevo. Va bene, maglia rossa, hai battuto Cavendish per 11 punti. È difficile, domani sicuramente Cavendish farà di tutto per riprendersi la maglia rossa. Quindi oggi per le premiazioni dobbiamo aspettarti tantissimo. Va bene, okay. Grazie Vincenzo. Grazie a te Arianna, grazie a te. Io vorrei proprio ripartire con questa battuta di Vincenzo, no? Sulla vicenda di ieri, ha detto, dice, il ciclismo va avanti, siamo sempre pronti a batterci per dimostrare che ci siamo. Però andiamo subito da Brambilla, protagonista anche lui nella finale insieme con Aro Scapecchia. Andiamo da, non so da chi, da Severini, prego. Sì, Gianluca, allora, ti abbiamo visto con Capecchi, ad un certo punto le energie c'erano per provarci almeno. Ma sì, no, non avendo velleità di classifica ci ho provato sul GPM, sulla seguente discesa, ho provato a andare a tutta, poi purtroppo il freddo mi ha... Stiamo vedendo il tuo attacco mentre parli. Sì. In salita stavo bene e infatti in cima alla salita, diciamo, ci ho provato, poi dopo la discesa mi si sono come congelati i piedi e le ginocchia e subito all'inizio delle salite facevo proprio fatica a seguire sia Capecchi che l'altro ragazzo olandese, però dopo, quando prendevo il mio passo, diciamo, un po' mi riscaldavo, andava bene. Poi sul finale era veramente dura, avevo speso tanto e forse ho voluto montare un rapporto un po' troppo duro e poi comunque gli altri sono andati fortissimo, ma sono comunque contento del mio giro, ringrazio la squadra e soprattutto Mark, che oggi gli ho chiesto, visto che sentivo una buona gamba, se potevo stare davanti
e sicuramente domani sarò a disposizione per lui. Grazie Brambilla, a voi. Grazie, io credo che andiamo subito da Arianna Secondini con il vincitore della maglia bianca, Carlos Alberto Betancourt, quarto oggi qui sul traguardo delle Tre Cime. Carlos Alberto Betancourt che ha davvero lottato contro tutto, la foratura, il cambio di bicicletta, ma ce l'hai messa tutta, volevi questa maglia bianca. La volevo al 100%, quello era il mio principale obiettivo quando ho partito il Giro d'Italia, volevo la maglia bianca. Oggi ho avuto questa foratura quando ho iniziato la penultima salita e ho dovuto rientrare sul gruppo. Dopo, quando ho rientrato sul gruppo, c'era la Sazzovan che ha fatto qualcosa che non mi è piaciuto, perché quando ho rientrato ho cambiato bici, loro hanno tirato e quello non mi piace. Ho detto vediamo adesso all'arrivo come che facciamo, ma le cose si fanno sulla bici. Hai dato insomma una bella stoccata così, però noi abbiamo rivisto nel frattempo le immagini del tuo arrivo sotto una nevicata incredibile. Come avete fatto a resistere oggi davvero? No, aveva la mia mentalità, era che dovevo arrivare primo davanti a Maika e così l'ho fatto. Sai, quando te ce l'hai la mentalità, ce l'hai la voglia, ce l'hai tutto, sono felice per quello che ho fatto, perché era il mio principale obiettivo. Grazie a te Alessandra. Enzo Vicennati, queste sono immagini straordinarie, c'è tutta l'Italia dentro Vincenzo Nibali, c'è il sud, c'è lo stretto di Messina, c'è il mare, c'è la Toscana, ci sono le Tre Cime, c'è la sfida, c'è la bufera, insomma c'è tutta l'Italia sulle spalle di Vincenzo Nibali, davvero c'è il ciclismo su questo ragazzo. C'è tutta l'Italia e non c'è niente di casuale. Stamattina Tiralongo è sceso un po' in ritardo dal bus, abbiamo cercato di parlargli, ha detto scusate devo andare davanti. Oggi si fa la tappa dura, Vincenzo vuole vincere per dimostrare che il ciclismo non è quello che si è visto ieri per tutto il giorno. Ieri Vincenzo ha chiesto di non avere interviste nel pomeriggio, si è chiuso alla ricerca della miglior concentrazione e devo dire che ha fatto quello che un vero leader doveva fare in questo momento per dare la risposta che il ciclismo meritava, che tutti noi che siamo qui, tutti i corridori, tutta la gente che è salita qui sotto la neve meritava di avere. Si gira